fatto di avere una partita IVA noi siamo visti come delle imprese, ma viviamo una realtà schizofrenica perché, per esempio, dal punto di vista pensionistico versiamo nella gestione, quella che si chiama la gestione separata, di essere considerati degli atipici, dei parasubordinati, degli pseudolavoratori, consentitemi questa definizione. Tra l'altro lo spettacolo si replica il 4 luglio a Bologna, quindi invito tutti quanti ad essere presenti. L'occasione dello spettacolo è stato quello di mettere in scena il manifesto dei lavoratori autonomi di seconda generazione, che è un documento che ACTA ha redatto proprio per definire l'identità di questi lavoratori e per cercare anche di dare suggerire una serie di istanze che hanno a che fare con la fiscalità, la previdenza, la formazione, il diritto alla maternità, eccetera. Diciamo subito che questi lavoratori sono un po' ai margini del sistema del welfare italiano, quindi è stato anche il modo per rivendicare alcuni diritti.